accolto in primis il sindaco in questa terra. Mi presento, sono l'avvocato Valeria Tevere, oltre ad essere una giovane professionista e presidente di un'associazione di giovani giuriste a Salerno, l'ADG, Associazione Donne Giuriste Italia. Sono anche una dottoranda di ricerca da 2 anni in diritto internazionale, europeo e comparato presso l'Università di Salerno. Da 2 anni mi sto occupando nei miei studi anche del diritto dell'immigrazione, anzi si dovrebbe dire delle migrazioni, proprio perché non esiste una sola categoria di migrante, ma ci sono più categorie di migranti. Prima l'avvocato Antonio Carpentieri, che ringrazio calorosamente per avermi invitata, si riferiva a una categoria, appunto quella del rifugiato, ma ci sono migranti economici, ci sono migranti climatici che per ragione appunto proprio di clima stanno lasciando le proprie terre, per esempio anche in Africa, i chiedenti asilo e protezione internazionale. Quindi il mondo delle migrazioni è molto variegato. Ovviamente noi stiamo assistendo soprattutto al fenomeno qui in Italia, nel Mediterraneo, delle migrazioni soprattutto dovute a motivi di guerra, di persecuzioni, quindi soprattutto stiamo considerando i migranti rifugiati, richiedenti asilo e anche gli economici. Detto questo, volevo anche informarvi che presso l'Università di Salerno ormai da 2 anni è attivo un modulo Chamonix. I moduli Chamonix sono dei moduli di insegnamento che riguardano progetti di insegnamento e di ricerca di eccellenza nell'ambito dei programmi Erasmus Plus e che sono finanziati dall'Unione Europea. Da 2 anni presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche a Salerno c'è un modulo Chamonix sul diritto dell'immigrazione. In particolare si occupa di immigrazione e diritti fondamentali. Infatti si intitola proprio Migrazione e diritti fondamentali ai confini sud dell'Europa. Attraverso questo modulo anche l'Università di Salerno è sensibile a queste tematiche e sta formando operatori a titolo gratuito, perché è un modulo completamente gratuito, non a pagamento, sia per operatori del diritto, quindi avvocati e altri operatori del diritto, ma non solo, anche operatori sociali e anche studenti universitari, perché c'è anche un modulo prettamente per loro, per i non laureati. Insomma, per tutti coloro che intendono approfondire meglio il tema della migrazione. Invece studiosa, concentrandomi ora in questa seconda parte del mio discorso, ma sarò proprio brevissima di questi tempi, sul tema specifico del convegno, cioè migrazione e welfare, intendo soprattutto concentrarmi sul tema dei diritti fondamentali della migrazione e della tutela dei diritti fondamentali del migrante. In particolare, cioè, la giurisprudenza è molto sensibile a questa tematica e in particolare mi riferisco alla giurisprudenza costituzionale, che da tempo sul tema delle welfare guarantees, cioè delle garanzie di welfare ai migranti, si sta occupando. In una recente sentenza del 2015, per esempio, la Corte Costituzionale, la 22 del 2015, si occupava del tema del welfare dei migranti, con particolare riguardo al beneficio dell'indennità di accompagnamento per ciechi. In questa sentenza la Corte Costituzionale ha detto una cosa molto interessante. Il migrante, indipendentemente dal suo status, quindi non solo il migrante che soggiorna da lungo tempo in Italia e quindi si è maggiormente integrato,
ma anche migrante di breve periodo, quindi con permesso di soggiorno a breve termine, ha diritto a tutte le garanzie di welfare. Quindi la tutela dei diritti sociali del migrante è una tutela che non può prescindere. Perché? Perché è innanzitutto il migrante un essere umano e quindi la Corte Costituzionale ha ricondotto al principio della solidarietà, di cui insomma, in questo convegno anche si sta molto insomma, evidenziando questo aspetto, della solidarietà umana, della, in particolare l'articolo 2 della Costituzione, il principio appunto della persona umana, del rispetto della persona umana e della solidarietà, che è un principio fondamentale nella nostra Costituzione. Quindi indipendentemente, e quindi questo vuol dire che il migrante, sotto l'aspetto del welfare, ha i medesimi diritti sociali di un cittadino, ma via di più, attualmente, e anche il sottosegretario faceva riferimento a questa proposta di legge che al momento è all'attenzione del Parlamento, l'esame del Parlamento, è in atto un'ulteriore sfida per il nostro legislatore, che è quella di estendere la cittadinanza ai migranti. Come ben sapete anche insomma, dai mass media, c'è l'intenzione di modificare l'attuale legge sulla cittadinanza italiana, che è la legge 91-92, prevedendo nuove forme di acquisizione della cittadinanza. In particolare, qualora venisse approvata questa proposta di legge, sarebbero introdotte due forme in particolare di acquisizione della cittadinanza. Ci sarebbe l'introduzione del cosiddetto ius soli, vale a dire dell'acquisizione della cittadinanza per nascita, e del cosiddetto ius culture. Questo è molto importante perché se noi guardiamo le nostre comunità, ci sono molti bambini anche nelle scuole, ad esempio, quindi migranti, e quindi attraverso appunto un percorso scolastico, un percorso volto proprio all'integrazione, questi soggetti possono acquistare la cittadinanza.